Presidente, contento, dispiaciuto, può andar bene? Come mi commenta questo 1-1? Contento, una grande prestazione dei ragazzi, probabilmente meritavamo di vincere la partita e siamo molto soddisfatti. Bisogna continuare su questa strada, lo dicevo da te in trasmissione, oggi non si decideva il campionato è ancora lungo, ci sono 9 partite e dobbiamo sempre mettere in campo l'impegno che abbiamo messo oggi e alla fine credo che l'obiettivo si raggiungerà tranquillamente. Soprattutto nel secondo tempo a me è piaciuto il Chieti. Sì, è una prestazione da grande squadra, il Chieti è una grande squadra, sono molto fiducioso, quindi bisogna continuare con questo impegno e con questa forza e sicuramente arriveremo sull'obiettivo che abbiamo così deciso all'inizio. Che idea si è fatta dell'Aquila, che è la squadra, diciamo, insieme con il Chieti accreditata per il salto di categoria? No, una squadra forte, una squadra importante e sicuramente farà un ottimo campionato. Quindi, come dicevo prima, ci sono tante partite, noi dobbiamo mettere questo impegno, l'impegno che abbiamo messo oggi e alla fine vedremo un attimino dove siamo arrivati. Ma Verne è mancato, un giocatore importante, è stata una grossa mancanza, ma sicuramente ben sostituito dagli altri ragazzi che abbiamo in rosa. Abbiamo una rosa di oltre 30 giocatori, tutti validi, e quindi non è un problema se manca in una partita un giocatore per infortunio o per squalifica. Sì, ma oggi diciamo un mercato un po' ridotto perché si sono gli svincolati. Noi quello che dobbiamo fare l'abbiamo fatto, la squadra è completa, l'ultimo ragazzo è arrivato martedì, quindi siamo a posto così. Il gruppo è importante, è forte, dobbiamo solo lavorare e fare bene. Solo quindi questo. Ci conferma mercato chiuso? Sì, sicuramente, il mercato è chiuso, ha fatto tutto quello che dobbiamo fare, quindi siamo a posto così.